Dobbiamo ringraziare alcune forze politiche dell'aiuto che ci stanno dando. È presente qui l'onorevole Marcello De Vito, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Ricordo che il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per la riapertura della trattativa, una mozione che magari un po' edulcorata probabilmente riprenderanno le forze di maggioranza una volta che decidono di far ripartire il Consiglio Comunale. La seconda persona che voglio ringraziare è Anna Maria Proietti Cesaretti della Sinistra Ecologia Libertà, che diciamo ha intercesso il nostro favore affinché ci fosse una disponibilità da parte della Giunta per incontrarci. 4.000 persone che non sono state rimpiazzate. Allora io credo che qualunque contratto facciamo, qualunque contrattazione andiamo a fare, la prima nostra richiesta non deve essere solo quella del salario che ci vuole del necessario, ma dobbiamo chiedere prima di tutto posti di lavoro, dobbiamo chiedere occupazione. Siamo 24.000 dipendenti, ne mancano più o meno all'appello dai 12 ai 13.000, un 3.500 nella Polizia Municipale Roma Capitale, 8-9.000 tra gli amministrativi e altri 3.000-4.000 nelle scuole di vari ordini, dall'asili nido alle altre scuole comunali. Dobbiamo chiedere assunzioni. In questa amministrazione c'è una libertà di assunzione per i cosiddetti articoli 110, persone assunte a chiamata diretta, persone assunte per chiamata clientelare, e su questo noi crediamo che si possano trovare anche quelle risorse che servono per alimentare il salario accessorio del comparto. Meno dirigenti, più dipendenti, questo deve essere il nostro faro illuminante. Il sindaco, di dare lui in prima persona il colpo d'avvio di questa nuova trattativa. Lo ricordo anche a beneficio di chi ha detratto un po' il contenuto del referendum. Vorrei ricordare che l'amministrazione comunale è obbligata a riaprire la trattativa, non perché lo dice USB, lo dice Brunetta, lo dice la legge. Quindi se questa amministrazione non vuole essere illegale, deve riaprire la trattativa. Io credo che questo è l'unico punto dirimente che oggi ci può interessare nel momento in cui una delegazione incontrerà Luigi Nieri o i galoppini De Marino o di chiunque altro. Un'ultima cosa telegrafica. Ci sono due punti su cui io credo che noi dobbiamo tracciare la nostra linea di demarcazione. Uno, un elemento di certezza. Io voglio sapere per ogni giorno che vengo a lavorare quanti soldi guadagno. Non debbo essere soggetto alle vicissitudini e all'estemporaneità del dirigente di turno o delle crisi uterine della posizione organizzativa. La seconda cosa, strettamente collegata alla prima, è che un sistema di valutazione su base meritocratica la USP lo rifiuterà sempre. Non esiste il merito, non esiste la competizione nel servizio pubblico, esistono altri valori che si chiamano non competizione ma collaborazione, si chiamano solidarietà, si chiamano uguaglianza, si
chiamano equità e giustizia sociale. Su quello siamo pronti a stabilire qualsiasi metro di valutazione. Grazie.